firmato da poco e quindi sono felicissimo di questa scelta. Cosa ti aspetti? Parli di scelta, c'erano anche altre squadre, hai detto subito sì al Monza, perché? Beh, ho detto subito sì perché mi è bastata una chiamata del dottor Galliani e mi ha parlato del progetto, poi ho visto giocare e ho affrontato il Monza lo scorso anno, con il mister Raffaele Palladino ci ho parlato anche un pochettino e mi sono subito piaciute le sue idee, la sua convinzione, il suo modo di fare, la sua voglia di far giocare bene la squadra e poi, come ho detto prima, il dottor Galliani è la storia del calcio. Tra l'altro hai detto sì nel giorno del suo compleanno, lui ti voleva già dai tempi del Milan e gli hai fatto un bel regalo. Sì, sì, in effetti ci siamo proprio sentiti nel suo compleanno, quindi siamo fatti gli auguri a vicenda. Sì, c'è stato qualche cosina, ormai sono passati circa 10 anni e qualche battutina me l'ha fatta. Danilo, quello che si apre è un capitolo importante, ma quello che si è chiuso ha rappresentato tanto per te. Cosa ti senti di dire anche ai tifosi dell'Inter? Cosa ha rappresentato per te la maglia nerazzurra per tanti anni? Vabbè, è inutile nasconderlo. Io, come ho detto anche pubblicamente, sono sempre stato un tifoso dell'Inter, anche se l'ho detto alla fine, perché a me piace sempre parlare alla fine, piace sempre dimostrare con i fatti quelle che poi sono le mie emozioni. L'Inter, come ho detto, per me è comunque la squadra che tifiamo in famiglia, è stata una parentesi bellissima della mia e della nostra vita, ma come ho detto sono un professionista, quindi sono prontissimo a questa nuova avventura. Mi sento di dire sicuramente grazie a tutti i tifosi per l'affetto che mi hanno dato sia in questi 10 anni, ma soprattutto per la festa che mi hanno organizzato alla fine. Prima di campionato, Inter Monza, magari ti tremeranno anche le gambe, sicuramente il cuore avrà comunque sensazioni importanti. Beh, sicuramente, sono un essere umano, quindi l'emozione farà la sua parte sicuramente, poi dopo mi dovrò concentrare soltanto sul campo e sul risultato del mondo. Ma nel tuo saluto, nella tua amarezza finale, Danilo, c'era qualche promessa non mantenuta? Cosa c'era? Perché eri molto rammaricato in quelle prime righe del tuo post su Instagram. No, ero rammaricato perché, come ho detto prima, le righe parlavano chiaro. Pensavo e speravo di terminare la carriera all'Inter, però così non è stato. Io sono una persona che non porta rancore, che non porta rabbia. Sono grato alla vita in generale e a quello che ho vissuto poi all'Inter, quindi nessun tipo di rancore o rabbia verso nessuno. Senti, dalla finale di Champions al sogno Europa, te la butto così, proprio per partire piano. Sì, sì, pianissimo. Beh, sono due cose completamente differenti. Una l'abbiamo vissuta, l'abbiamo sudata e l'abbiamo anche meritata. Come ogni cosa va meritata, quindi prima di tutto bisogna salvarsi e da lì in poi saranno tutti i punti guadagnati. Hai avuto modo per questo trasferimento di essere consigliato magari anche dai tuoi ex compagni che già avevano fatto questo percorso, come Gagliardini o Andrea Ranocchia l'anno scorso? Sì, aggiungo anche Sensi, ci ho parlato e mi hanno tutti fatto capire subito che il Monza è una realtà reale, non solo quella che si sente dire, ma davvero c'è professionismo, voglia di stupire, c'è comunque, come ho detto prima, chi se ne occupa è stata la storia del calcio europeo, quindi null'altro da dire, dobbiamo aggiungere. Non è che a Monza Juve ti tocca marcare Lukaku? No, queste sono domande che non dovete fare a me, marcherò i giocatori della Juve. Ma come l'hai presa, Danilo, questa possibilità? No, io... cioè, sono sicuramente scelte che ognuno di noi può fare, ognuno è proprio libero delle proprie decisioni. Non sono cose che mi riguardano, perché non sono più un giocatore dell'Inter, quindi sono un giocatore del Monza, quindi sono cose che non mi riguardano. A proposito di questo trasferimento, per chiudere una battuta, mi viene da chiederti come l'hanno presa i tuoi due piccoli, che sono stati tanto tifosi dell'Inter in questi anni, sono pronti anche loro magari a cambiare maglia. Beh, loro seguiranno il papà sicuramente, però sono cresciuti allo stadio, come ho detto prima sono tifosi dell'Inter, quindi resteranno sempre tifosi dell'Inter e del papà. Se segna l'Inter esulti? No, questa non è una domanda che lo conta. L'importante, come ho detto prima, io sono un professionista e quindi quando ci sarà in Inter Monza sicuramente farò di tutto per vincere con questa maglia del Monza. Grazie. Grazie. Grazie.